Del turismo in un unico evento. Si svolge nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre la 58esima edizione del TTG Travel Experience a Rimini. Contestualmente, per favorire la ripresa del turismo ed implementare la promozione del nostro territorio, l'associazione ha organizzato l'evento di questa sera, 14 ottobre, dal nome Le Marche, pronti per una nuova stagione. Ci troviamo nella bellissima cornice del Grand Hotel di Rimini, pronti a vivere una serata di gala con la partecipazione di partner istituzionali, partner di promozione turistica, la stampa di settore, i tour operator e gli sponsor. Per noi è un grandissimo, grandissimo onore avervi tra i nostri ospiti di questa serata che abbiamo deciso di intitolare proprio come l'auspicio che la nostra regione deve avere, ovvero quello di partire per una nuova stagione, una grande stagione, ci auguriamo tutti, che poi è anche lo slogan che la Regione Marche ha scelto per ripartire nel turismo, ma in generale insomma nello sviluppo del nostro territorio. Io credo che il turismo possa essere veramente uno strumento che porta la nostra regione ad essere conosciuta per quello che rappresenta. Da noi il turismo è rappresentato da uno straordinario patrimonio ambientale, paesaggistico, è rappresentato da un patrimonio culturale, enogastronomico, artistico, ma è anche rappresentato tantissimo dal saper fare, quindi dall'artigianato, dalla manifattura. In questo senso credo che il turismo possa diventare un marketing che autopromuove quello che noi siamo. Presidente, il ministro Garavaglia ha dichiarato oggi che nella stagione estiva 2021 c'è stato un incremento dell'incoming del 30% e che le strutture ricettive in Italia hanno lavorato per l'85% della loro capienza. Sono andate molto bene le strutture al mare, in montagna, nelle piccole città d'arte, ma hanno risentito un pochino le grandi città d'arte. Cos'è successo parimenti nella nostra regione? Cos'è successo nella regione Marche per quanto riguarda il turismo? I dati li presenteremo la prossima settimana, ma abbiamo avuto e registrato un'ottima affluenza che ci fa presupporre anche una ripresa che possa riportare la nostra regione ad essere protagonista in una fase come quando era pre-Covid, il 2019. Pensiamo a dati similari. È chiaro che è una stagione condizionata, perché fino a maggio-giugno le zone gialle e arancioni avevano condizionato sicuramente le prenotazioni, l'affluenza, anche la voglia e la possibilità di mettersi in moto verso una meta turistica. Poi dobbiamo anche registrare nel mese di settembre e anche i primi giorni di ottobre una buona affluenza nelle strutture alberghiere e ricettive. Questo lavoro che è stato fatto in questo periodo di tempo credo che possa presupporre una buona stagione anche per quest'inverno. Certo è che molto dipenderà dalla pandemia, dalla recrudescenza che noi speriamo che non ci sarà, e soprattutto dipenderà dalla nostra capacità di saperci organizzare. Su questo stiamo lavorando e speriamo anche che il flusso che è iniziato nel mese di fine giugno-luglio continui anche nelle dimensioni che sono più consone alla stagione, nel periodo autunnale-invernale. Il turismo è stato sempre, se ne parla molto, ma alla fine veniamo relegati da una parte, diventiamo secondari o terziari. Invece oggi siamo primari e credo che veramente potremo fare delle cose importanti. Come uomo d'impresa, oltre che uomo in questo momento in rappresentanza della Camera del Commercio, che anzi, porto il saluto del Presidente della Camera del Commercio, Gino Sabatini, che oggi non poteva essere presente, ma anche la Camera del Commercio sta dando una grande importanza. Siamo riusciti
a diventare un'unica entità, una Camera di Commercio unica, 5 entità, non è facile, ci siamo riusciti e adesso potremo fare delle azioni, le abbiamo già iniziate, il Presidente ha detto chiaramente che tutti insieme potremo fare molte iniziative e molte attività. L'evento di questa sera, le Marche pronte per una nuova stagione, come interpretiamo questa affermazione? La interpretiamo che dopo un anno che aspettavamo un avvio importante, ma non così importante, siamo pronti ancora di più per il prossimo anno. Abbiamo la promozione avviata, abbiamo un testimone ad eccezione e abbiamo i nostri imprenditori che si stanno sempre migliorando, ma soprattutto mettendo in qualità. Noi spingiamo per avere un turismo di alta qualità e credo che questo sia l'obiettivo principale delle Marche. L'evento speciale, il TTG che si svolge a Rimini, che cosa significa per la nostra regione e per l'Italia? Ma il TTG sta crescendo in questi anni sempre di più, ha fatto un grande lavoro e alle porte delle Marche. Io penso che un TTG sempre più forte, sempre più accattivante diventa una porta aperta per la regione Marche. Ormai dobbiamo sempre più sfruttarla, sempre più essere presenti in una manifestazione così importante. Buonasera a tutti, molto, molto brevemente ringrazio Inside Marche Live per aver messo in piedi questo momento così importante dal punto di vista simbolico ma anche pratico. Nelle giornate del TTG non serve rimarcare qui l'importanza. Un saluto ovviamente a tutti i tour operator, ai giornalisti e agli operatori del settore presenti che con la loro presenza per l'appunto e anche con diciamo le occasioni che queste serate poi si portano dietro, anche di incontro e di scambio e di racconto anche caldo di quelli che sono i contenuti della proposta turistica della nostra regione, della regione Marche, si ha l'occasione anche di conoscere meglio anche i volti oltre che le proposte che andiamo a presentare, che si sono presentate in questi giorni. Ascoli Piceno è una città che merita di essere visitata per le sue bellezze architettoniche, bellezze esaltate ancor più nel periodo quintanaro, dove è facile vedere tutto il nostro bellissimo centro storico imbandierato con i colori del comune dei Sei Sestieri. E allora proviamo un attimino a immaginare di trovarci in una delle più belle piazze del mondo, ovvero Piazza del Popolo. Sentire da lontano squilli di chiarine, rullii di tamburi. La Quintana di Ascoli quest'anno è diventata una delle rievocazioni storiche più importanti in Italia, grazie al lavoro fatto da Massimo Massetti, ma anche da tutto il Consiglio degli Anziani, perché dietro c'è un'organizzazione molto impegnativa. Ha un valore turistico importante, perché vivere un'esperienza nei sestieri e all'interno della Quintana ha un valore importante, perché il valore più importante è l'autenticità. Oggi sono qui e porto con me Confesercenti, grande partner della città, col quale diamo valore alla nostra marineria, a questo fantastico piatto di pesce che è il brodetto alla fanese, di cui noi siamo orgogliosi. Il brodetto fanese da 20 anni è protagonista della promozione turistica del nostro territorio, è protagonista della nostra città. E io stasera potevo solo dare qualche numero: in 19 anni abbiamo portato al Lido di Fano tanti protagonisti che insieme a noi, insieme a Confesercenti e con la collaborazione soprattutto di Omnia Comunicazione, che ha fatto fare un po' il salto di qualità all'immagine del Brodetto Fest. Il Brodetto è
come dicevo, da 19 anni è grande protagonista e lo è stato anche l'anno scorso in piena pandemia e quest'anno. Perciò sono orgoglioso di dire che siamo stati tra i protagonisti del rilancio e della ripartenza del nostro territorio, della ripartenza per i nostri ristoratori, albergatori, per tutta la marineria di Fano e della nostra costa. Gli sponsor: San Marino Outlet Experience, Gaspert e Comunicativi. È stato un piacere ritrovare degli amici. Io ho avuto la fortuna di lavorare nelle Marche, esattamente a Pesaro, in un incoming, per cui ho veramente le Marche nel cuore, e questa sera rivedere tantissimi di loro è una grandissima emozione, e soprattutto complimenti, perché in questo momento è difficile un po' per tutti quanti. Il premio di stasera consiste in un voucher di 150 euro spendibili presso le boutique di San Marino Outlet Experience. Si aggiudica il premio il numero 72. Sicuramente un grandissimo onore, soprattutto quando ci sono di mezzo le Marche, che sono, credo, per tutti noi, che insomma per voi che lavorate nel settore dei viaggi, per me che ho avuto il piacere di viaggiare per piacere, per lavoro, ancora uno dei posti più belli del mondo, quindi è sempre un grande piacere tornare a casa. E grazie di tutto e buona continuazione. Rafael Gualazzi, nato ad Urbino nel 1981, ha portato le Marche nel mondo e ha ricevuto un premio importante questa sera proprio dalle mani del presidente dei Probiviri di Inside Marche Live. Ecco, cosa si prova a ricevere l'ennesimo premio, ma un premio speciale? Assolutamente, è stato un grande onore, soprattutto quando si parla di Marche e di turismo, che sono insomma, le Marche sono casa mia, e il turismo è una cosa importante che riguarda i viaggi, riguarda l'amore per i viaggi, una cosa che fa parte anche del mio mestiere, e quindi sono molto felice di poter ricevere questo riconoscimento e onorato di essere marchigiano. Conosciuto proprio per aver vinto nel 2011, mi sembra, Sanremo Giovani, e nel 2014 è arrivato secondo proprio al Festival di Sanremo. Qual è il legame tra la musica e il turismo? Ma diciamo che la musica è sicuramente un veicolo molto importante, un veicolo culturale importante per poter per stimolare, diciamo, il turismo. Perché no, le Marche sono un luogo bellissimo, perché non condividerlo e condividere tutta la cultura che deriva dalle Marche con un pubblico più ampio. Pianista, compositore, direttore artistico e tanto altro. Questo è Mario Mariani, ma ci racconta ancora qualche informazione che non sappiamo? Qualche informazione che non sapete? Beh, su internet oggi si trova di tutto, quindi fate una ricerca e vedrete le turpi cose del sottoscritto. Quello che vedete è un pianoforte mezza coda con i miei oggetti, che soprattutto questo rullante che ho utilizzato all'inizio della Gazzaladra, con cui ho aperto appunto questa serata dedicata alle Marche e all'esportazione delle bellezze e delle eccellenze marchigiane di cui umilmente faccio parte pure io.
Questa sera infatti celebriamo proprio le Marche all'interno della nostra Italia e del mondo, una serata importante. Che cosa ha suonato questa sera per l'evento? Allora, questa sera il programma è principalmente su Gioacchino Rossini, quindi la Gazzaladra, l'ouverture che ho appena fatto e poi ci saranno delle variazioni sul Largo al Factotum. Devo svelare tutto, lo sveliamo, tanto il pubblico non sta sentendo, la danza, la celebre tarantella napoletana, con un particolare omaggio, un inserto a Fellini, visto che siamo ospiti del Grand Hotel, insomma, che credo a Fellini deve molto. E anche oltre le Rossini Variation, le Fellini Variation è un altro progetto che ho portato in giro in diversi posti. Valentino Alessandrini ci ha allietato veramente con una musica paradisiaca e anche con degli effetti speciali. Cosa abbiamo visto di particolare? Ci può descrivere che cosa è accaduto durante la serata? Grazie mille. Ho presentato il mio progetto di musica moderna che si chiama Violin Covers. Sono i più grandi successi moderni arrangiati e suonati da me al violino. E quindi ci sono delle basi che sono state prodotte da me e sopra le basi appunto suono la melodia con il mio strumento, e gli ultimi due brani li ho suonati con un effetto speciale inserito nell'archetto, appunto una barra, una striscia LED che ha reso l'atmosfera più magica. Quali sono stati i brani che abbiamo ascoltato questa sera? Inizialmente ho suonato dei brani del maestro Ennio Morricone e poi ho suonato altri brani sempre di musica attuale, quindi l'Alleluia di Cohen per esempio, Grande Amore del Volo, Nessun Dorma, quindi ho cercato anche di variare con i generi musicali. Un evento importante, l'evento di questa sera. Inside Marche Live ha dato veramente il meglio di sé, chiamando e richiamando qui presso il Grand Hotel di Rimini un nutrito numero di partecipanti. Che cosa è accaduto durante questa serata? Questa è la prima serata che abbiamo pensato di lanciare quest'anno e devo dire la verità, penso che ripeteremo anche negli anni. Per promuovere tutto il sistema Marche insieme, in maniera coesa, i più grandi attrattori turistici, le istituzioni, i tour operator, italiani ed esteri, giornalisti. Abbiamo cercato con questa serata, questo evento, per promuovere una nuova stagione per il turismo nelle Marche, di in qualche modo lanciare una ripartenza per il nostro settore. Dopo quasi due anni molto difficili, cerchiamo di rimboccarci le maniche e ripartire per far conoscere a più persone possibile, soprattutto a livello internazionale, il nostro bel territorio. Presidente, è stata veramente una serata emozionante, ricca di tante cose, ma forse siamo giunti al momento dei ringraziamenti. Sì, davvero dobbiamo ringraziare come associazione Inside Marche Live, dei tour operator dell'Incoming, tutte le istituzioni che ci sono state vicine in questi periodi, soprattutto anche questa sera la Regione Marche con il Presidente della Regione, la Camera di Commercio e anche tutti i nostri partner. Questa sera abbiamo invitato dei partner importanti che promuovono e fanno vivere e conoscere le Marche a tantissime persone, dal ROF, la Pesaro Città della Musica, le Grotte di Frassassi, l'aeroporto di Ancona, la Quintana di Ascoli, e il Brodetto Fest insieme a Confesercenti Omnia di Fano, quindi tutti i soggetti che lavorano ogni giorno dell'anno per far conoscere il territorio, per promuoverlo, la gastronomia, la cultura, lo sport, tutti i settori che in qualche modo ci fanno conoscere ad un pubblico italiano e internazionale. E ovviamente anche i nostri sponsor comunicativi, Gaspert e San Marino Outlet Experience. Quindi ringraziamo davvero tutti per averci supportato in questa serata di promozione della Regione Marche, e questa è la prima di altre che organizzeremo. È stata una serata bella davvero. Ci lasciamo alle spalle la location del Grand Hotel di Rimini, ma portiamo nel cuore e guardiamo avanti il futuro del turismo della Regione Marche nel mondo. E da Inside Marche Live, arrivederci a tutti.